La percezione di autoefficacia è importantissima, ovvero la percezione di quanto siamo in grado di realizzare quelli che sono gli obiettivi che vogliamo realizzare, in quanto ci crediamo in realtà. La percezione di autoefficacia si basa su quelle che sono le nostre credenze rispetto a noi stessi. Roger Bannister era uno studente nel 1954 quando riuscì, grazie al suo sforzo, a superare una soglia che secondo tutta la comunità di allora, la comunità scientifica anche, era assolutamente impossibile superare. I medici di allora erano convinti che se un uomo avesse percorso un miglio in meno di 4 minuti sarebbe morto, il cuore sarebbe esploso, non sarebbe riuscito ad avere abbastanza ossigeno, non sarebbe in alcun modo riuscito a sopravvivere. Questo era quello che la scienza dell'epoca ci diceva. Roger Bannister però aveva qualcosa di diverso, lui ci credeva, lui sapeva che comunque sia ce l'avrebbe fatta, sapeva che ce la poteva fare. Fece i suoi conti, disse ok, se io corro in un quarto di miglio in meno di un minuto, perché non posso correre per un miglio intero in meno di quattro? E così ce la fece. Perché viene raccontata questa storia parlando di percezione di autoefficacia? Perché quello che successe dopo fu veramente strabiliante. Ovvero nell'arco di pochi mesi un'altra trentina di persone lo stesso anno riuscirono a superare la stessa soglia. Nell'arco di qualche anno più di 300 persone erano riuscite ad arrivare alla stessa soglia che aveva superato Roger Bannister. Questo dimostrò che cosa? Dimostrò che la convinzione, la credenza che tutte le persone avevano rispetto a quella possibilità, a quel limite che poteva meno essere superato, faceva la differenza. Se le persone si uniformavano a quello che era il pensiero comune, convincendosi che non avrebbero mai potuto superare quel limite, non riuscivano a farlo. Invece Roger Bannister, riuscendo a credere in se stesso, a credere nella sua possibilità di farcela, riuscì ad andare oltre, riuscì a superare quel limite, riuscì a dimostrare che era possibile. Questo fu un traguardo importantissimo per se stesso, ovviamente, ma anche per tutti gli altri, che riuscirono, grazie a questa esperienza, a capire di poter andare oltre. Ecco, la percezione di autoefficacia funziona in questo modo dentro di noi. Se noi abbiamo la forza, se noi crediamo di potercela fare, abbiamo un sogno, un progetto, un'idea, una realizzazione che vogliamo raggiungere nella nostra vita e crediamo fermamente in questa realizzazione, in questa idea, in questo obiettivo, ecco che allora ce la possiamo fare, ecco che allora possiamo arrivare a raggiungere quello che veramente noi vogliamo. Sta tutto lì, sta nella nostra percezione di autoefficacia, nel nostro credere veramente o meno di essere in grado, di potercela fare, di poter arrivare oltre quel confine che qualcuno ha stabilito per noi o che noi stessi abbiamo stabilito per noi stessi. Ecco, se noi riusciamo a fare questo salto, superare questo gap, allora ecco che allora le cose diventano possibili. Certo, ci sono sempre dei limiti, ma ciò che fa la differenza nella maggior parte dei casi è la nostra percezione. È ciò che noi realmente crediamo.